Andiamo adesso a realizzare il nostro primo piatto di quest'oggi, che è molto facile da preparare, sicuramente piacerà a tutti e se abbiamo ospiti in casa possiamo farlo veramente in maniera molto molto veloce. Ci serviranno degli gnocchetti o perline di patate, hanno tanti nomi, 40 g di nocciole che poi andremo a tritare, 100 g di speck in una fetta così bella più spessa, poi andiamo a fare delle striscioline. Ci servirà della robbiola, circa 160 grammi, e del prezzemolo. Nel tempo di cottura dei nostri gnocchetti andremo a fare tutto il resto, molto molto semplice. Allora, la prima cosa da fare è cominciamo a preparare lo speck. Lo riduciamo così a fiammiferini. Togliamo questa parte. E andiamo a fare dei fiammiferi. Ti preparo anche il prezzemolo. Certo, la cucina è passione. E si vede che sei un'appassionata. Mi piace, mi è sempre piaciuto cucinare. Poi con la nonna cuoca, forse è anche una passione che si ha nel sangue, no? Ma ho sempre cucinato per la mia famiglia, quindi una cucina con amore. Adesso andiamo a tritare le nocciole. Le potete anche già comprare tritate. Io però lo sconsiglio perché perdono sapore. Mandorle, nocciole, quando si comprano già tritate, a mio avviso perdono sapore, quindi io le compro tostate. Se non sono tostate, le date un attimino a tostare voi e poi in un mixer le andiamo a tritare. Sono pronte le nostre noccioline, quindi possiamo andare a preparare subito il piatto. L'acqua bolle, andiamo a salare. Qui e ci caliamo dentro i nostri gnocchi, gnocchetti in verità. Un filo d'olio, facciamo saltare un pochino in padella il nostro speck. Lo speck è pronto, lo mettiamo da parte, nello stesso wok aggiungiamo un po' d'acqua di cottura degli gnocchetti e andiamo a sciogliere la robbiola. Così resta il sapore dello speck. I gnocchi sono quasi venuti tutti a galla, quindi è quasi pronto anche lo gnocchetto. Abbassiamo la fiamma in modo che si scioglie lentamente. Gli gnocchi sono venuti a galla, eccoli lì, quindi noi andiamo a versare dentro lo speck e aggiungiamo anche gli gnocchi. Andiamo a mantecare aggiungendo prezzemolo e noccioline. E il piatto è pronto. Andiamo subito ad impiattare. Mamma mia, che delizia! Sì. Si sente un facile, profumo. Facile, quindi con gli amici in casa. Che bella scena. Vi mettete pochi minuti vicino ai fornelli per una cena diversa. Sì, è divertente pure. Divertente e saporita.
una bella pioggia di nocciole ed ecco i nostri gnocchetti con robiola, speck e nocciole. Per realizzare gli gnocchetti robiola, speck e nocciole ci serviranno 500 g di gnocchetti di patate, 160 g di robiola, una fetta di speck da 100 g, 40 g di nocciole tritate e prezzemolo.